Bene, buon samurai a tutti. Oggi è la prima delle nostre 50 trasmissioni da Brescia, la Leonessa d'Italia. 50 trasmissioni, voi sicuramente state sorridendo, ma noi siamo molto preoccupati, perché sono le prime 50, già pensiamo alle seconde 50, quindi non c'è nulla da sorridere, c'è solo da preoccuparsi quali saranno i nostri prossimi ospiti. Cosa andremo a fare? Questa è una cosa importante. Cosa andremo a fare? Perché le 50 trasmissioni? In questo periodo dove tutto si è chiuso, dove tutto è diventato difficile, dove il mondo si sta abbarbecando su mille problemi, le aziende chiudono e noi di Samurai apriamo. Dopo 44 anni e 7 mesi di vita, abbiamo pensato per le Olimpiadi, che sono state rimandate nel 2021, di fare qualche cosa di diverso. Qualche cosa di diverso, avevamo bisogno di un supporto. E un supporto oggi non si trova facilmente. Oggi chi ha gli sponsor sono una cosa ormai dimenticata, non parliamo dei mecenati, che è una parola che deve essere cancellata dall'enciclopedia. Bene. Un mio vecchio allievo, no, vecchio sono io, ma l'allievo è giovane, dopo 27-28 anni, circa 30 anni, ci siamo rivisti, e ha pensato di compensare, mettiamola così, la vita che abbiamo passato assieme, andando a insegnare in giro per il mondo, in Italia, all'estero, dall'Alpi alle Piramidi, da Manzano al Reno, di metterci a disposizione la televisione. Pensate cosa ha fatto? So che Luciano Rocca per GSB e per Samurai mette a disposizione la televisione. Bene, da questo punto vi presento i nostri ospiti, dico i miei, ma nel senso di nostri, perché è molto più carino. Allora, il presidente della Bushido Palestre, Lia, che è il nostro punto di riferimento, la parte più bella del gruppo, diciamo così. La mia sinistra, Luciano Rocca. Buonasera a tutti. Che non è di sinistra, ma comunque è a sinistra. Non sono a sinistra, buonasera a tutti. A destra, Maurizio Poli, che forse è di destra. E a sinistra del nostro personaggio importante, il nostro supporter dell'operazione, il professor Giovanni Gordiani, che sicuramente da buon toscano sarà di sinistra. Certo. Va bene. Allora, non fatevi delle illusioni, io mi chiamo Spartaco e non Benito, quindi ho già chiarito le mie idee politiche, al di là di qualsiasi velleità. Anzi, dirò in più. In questi giorni si parla di Sputnik. Ve lo ricordate, Sputnik che girava poi con la Laika nel 1959, Gagarin e così via. Sputnik vuol dire compagni di viaggio, in russo. Oggi è anche il grande colpo da maestro che da questo mese di settembre in Russia si avrà le prime vaccinazioni sul coronavirus. Quindi senza tanto chiacchiere e tanto parlare inutilmente, ecco voi che la parola Sputnik è tornata nel virus. L'antivirus si chiamerà Sputnik. E io mi onoro di aver pubblicato per 10 anni la rivista sovietica Sputnik, la guardate qui, ho portato un numero a caso, era la Bertoletti editore, quindi non si può nascondere chi l'ha fatto, per 10 anni il direttore. Vi posso dire solamente le cifre, noi stampavamo qualche cosa mensilmente sulle 400.000 copie,
grazie a Italia URSS di quel periodo, ecco, ecco, era praticamente il Radio Digest sovietico fatto in 23 paesi, in 23 lingue. La parte italiana spettava il sottoscritto. Bene, io penso che come presentazione ho detto quasi tutto, non è il caso che parli di me, ma volevo raccogliere un punto di riferimento di Mark Twain. Il giornalista è colui che distingue il vero dal falso e pubblica il falso. E no, caro Mark Twain, non è così? Un buon giornalista è quello che guarda, vede, immagina e scrive. E scrive le cose che la gente non piacciono. Questo è il problema di un giornalista. Perché se scrivessi che tutti sono buoni, bravi, perfetti, fantastici, non credo che qualcuno vada in edicola ad acquistare Samurai. Quindi, un buon giornalista deve avere il naso. Io sono un uomo di naso, vedete? Sono un po' Pinocchio, è vero? Ma chi è che non è stato un burattino nella sua vita? Quindi cerchiamo di, in queste 50 trasmissioni che si vedranno assieme, tutti i martedì con ribattuta il sabato, e soprattutto poi la ripresa su Facebook, sulle altre nostre piattaforme, eccetera, no? Di essere... Noi siamo a disposizione, metteremo un telefono, chiamateci, diteci che non siete d'accordo su tutto quello che noi diciamo, anzi, che proprio non diciamo le cose giuste come le vorreste voi. E allora vuol dire che abbiamo fatto una bella trasmissione. Chiaro il discorso? Quindi non pensate che verremo qui con dei personaggi e parleremo del più del meno, come stanno le cose. No, andremo a scavare. Questo è il discorso importante. Quindi lascerei subito la parola ai nostri ospiti. Passiamo dalla parte migliore, quindi Lia Salvetti, il presidente del Busilio. No? È abbronzatissima, mamma mia, mi fa un'invidia. Presidente, cosa ci racconti di bello? Finalmente ci ritroviamo qui in trasmissione tra amici e per riproporre la nuova annata. Quindi a settembre riapriamo, dopo questi mesi, quindi 6 mesi di pausa forzata, il 1° di settembre riapriamo la nostra palestra, chiaramente con tutte le accortezze. Quindi bisogna seguire le regole base. Quindi abbiamo già predisposto la palestra, sanificata più di una volta, in modo che sia perfetta. Vuol dire che Luciano correrà nel dojo con la katana e ucciderà tutti i microbi del coronavirus, eccetera, eccetera. Cioè, più di così non si può non fare. Non si può fare, non insomma. Si può fare. Catanate a destra manca, eccetera. Quindi cercheremo di fare il possibile. Quindi incrociamo le dita. Sì, assolutamente. Giusto? Alla Bushido palestre non si ammala nessuno. No, assolutamente. No, assolutamente. No, è vietato. No. C'è scritto anche nelle pagine gialle, giusto? Venite alla Bushido palestre perché non si ammala nessuno. Dal primo, quindi apriamo il 1° di settembre, martedì 1° settembre, e durante quella settimana faremo il venerdì l'open night. Bene. Cos'è questo open night? Cioè, praticamente apriamo le porte della nostra palestra e fate entrare il virus. Facciamo entrare il virus insieme agli iscritti, tutti insieme, e presentiamo le nostre discipline. Quindi è molto bello perché diamo spazio a tutti gli istruttori e chi vuole può provare il jiu-jitsu, può provare la box, la kick, cioè l'opportunità di provare tutte le attività che abbiamo all'interno della palestra. E per fare una panoramica che adesso chiaramente non sto lì a dire, lunedì 31 saremo qui in trasmissione dalle 20 alle 21 a presentare tutti i corsi con tutti gli istruttori. Quindi benissimo. Ognuno farà presenterà il suo corso, benissimo. Presenterà il suo corso, io presenterò le norme, quindi quello che abbiamo fatto in questo periodo per rendere la palestra idonea, e quindi ci troviamo lunedì 31. Quindi il nuovo slogan della Bushido Press sarà di sera leoni e di giorno tamponi. Bravo! Ci sta. Va bene. Allora, dall'altra parte della barricata,
l'uomo a sinistra, che non è di sinistra, Luciano Rocca, cosa ci vuoi dire? Finalmente dai, ci si ritrova, maestro, ci siamo lasciati un mesetto fa davanti al Brindisi, esatto, dopo un incontro di spada, sì, che il maestro ha tenuto onorevolmente, e ci ritroviamo qui a Well TV, questa televisione attenta a questi nostri sport, a queste arti marziali, insieme al professor Gordiani, a Chiquet, al nostro coordinatore nazionale, alla presidente, come hai detto tu, Cian Lia Salvetti. La parte migliore. La parte migliore in assoluto. Perfetto. Diceva, quindi, il 31 ci ritroviamo qua, maestro Maurizio, qui con tutti gli istruttori della Bushido a raccontare. E volevo sottolineare questa profonda amicizia che ci lega tutti e quattro, siamo in cinque, tutti e cinque, la situazione che di lunedì e di martedì parleremo di persone importanti, non come dici tu maestro, dicendo solo le cose belle fatte, ma toccheremo anche quei punti dolenti. Che sono le cose molto più importanti. Sì, e siamo anche lanciatissimi, il punto dolente di molte persone ora è non essere certificato, ed ecco. E ci arriviamo. Allora, il coordinatore nazionale del Bushido. Buonasera. Allora, cosa ci racconti? Vi racconto che sono molto felice di essere qua, qua. Hai saltato un passaggio. Dica, maestro. Che sei tornato da Cremona, che è la mia città. Certo. Giusto. Sei andato a fare una riverenza per la famiglia Sozzi, i Cappelletti, eccetera. E adesso sei venuto via. Giusto. Ecco. Tutto adesso... questo piccolo, mi ero dimenticato questo incipit. Benissimo. Da dover allora, dire. Vai pure avanti. Grazie. Come vedete, questa sera il conduttore è molto ficcante, molto, molto preciso ed ha una cultura nelle arti marziali molto vasta. La conoscenza di GSB Bertoletti nel mondo delle arti marziali è vastissima. Bushido Palestre è contenta, onorata di essere qui sui canali nazionali 231 e in streaming su welltv.it per parlare di arti marziali a tutto tondo. La cosa importante che sottolinea sempre il nostro presidente, il nostro Soke, è l'amicizia, l'ha ripetuto più volte il nostro Soke. Queste trasmissioni porteranno amicizia, porteranno voler sotto lo spirito delle arti marziali che ci contraddistingue, l'amicizia del tatami, l'amicizia dell'accoglienza, l'amicizia della fratellanza nelle arti marziali. L'importanza poi che ha sottolineato GSB e ha sottolineato il nostro presidente e con forza il nostro Soke, le nostre attività, i nostri anni di fatica, le nostre preparazioni devono essere certificate a livello europeo. Ne ho un'esperienza professionale come consulente finanziario, le mie competenze, se non sono certificate a livello europeo, comincio a zoppicare. Quindi io sono certificato a livello europeo EFA Italia, quindi mi certificano le competenze e ogni anno devo fare un tot di ore, un monte di ore per mantenere questa certificazione. Noi trasliamo questo nel mondo dello sport a tutto tondo, quindi anche nelle arti marziali, posso essere anche ventesimo dan di biglie sulla spiaggia, ma io devo certificare la mia competenza, devo essere il migliore e devo continuare a studiare, perché senza la pratica perdo le mie qualifiche. Quindi la qualifica è importante, il mantenimento è importante, lo studio delle arti marziali, in questo caso Jiu-Jitsu, in questo caso Karate, Kung Fu, Kwankido, Vievoda, tutto quello che volete. Ma maestri di sci, ci dirà poi il professore, tennis, ne avremo altri. La certificazione europea ci qualifica a livello europeo. Se non abbiamo la qualifica, perdiamo valore del nostro fare. Bene. Scusami, maestro. No, benissimo, ottimo. Volevo, prima di passare la parola al professor Gordiani, vi ricordate la notte di San Lorenzo? Che cadono le stelle. Io speravo che cadessero le 5 stelle, ma invece non sono cadute. Comunque, a parte questo dettaglio, che è molto importante perché abbiamo un ministro dello sport, si chiama Vincenzo Spadafora. Con un nome così, abbiamo detto che doveva fare il presidente della Federscherma. Ma comunque questo è un dettaglio. Lo avremo prossimamente in trasmissione, non in diretta, in differita, assieme all'onorevole Felice Mariani. Felice è stato il prima medaglia di bronzo di judo italiano alle Olimpiadi di Montreal 1966, quando è nato lo samurai, che era nato nel mese di marzo. Quindi sarà una coppiata importante, sicuramente faremo faville, non stelle, faremo faville. Allora, professor Gordiani,
hai fatto, sei arrivato dalla Toscana, no? Come diciamo alla parte, maledetti toscani. Bene, ti hanno introdotto nel modo più bello il discorso della Lezia. E allora a questo punto, come si dice, ti do la prima parola in modo che tu dai una esplicazione di carattere generale. Poi ritorneremo su di te, che ci parlerai della settimana dello sport e cosa andremo a fare per quest'anno e con i problemi che ci sono. Ma adesso la parola a te. Vai tranquillo. Grazie Sciche, e grazie di questo spot gratuito, perché è meglio introduzione del sistema di certificazione Euretic Sezia non lo potevo avere. E l'idea è la stessa del giornalista o del certificatore. Primo, l'obiettività. Cercare di essere obiettivi il più possibile, senza lasciarsi influenzare. Certo, siamo umani e qualche volta succede, però ci fa sempre piacere, penso sia come giornalista che come certificatore, avere la tirata alle orecchie per poter raddrizzare. Se ci tirano l'orecchio, possiamo sempre far meglio. Quando siamo nati con questo sistema di certificazione Euretic Sezia, siamo partiti dalle arti marziali, dal karate, che ho praticato fin dal 76. No, non solo, ma sei stato presidente di una grande federazione. Sono stato presidente di una la Shotokan Karate International. Per la quale io ho organizzato il campionato al Palalido, una grande... Nel 97, quindi ho avuto l'onore di essere presidente di questa grande organizzazione italiana e mondiale. Ma arrivando a Bruxelles nel 92, quando ho avuto l'occasione di insegnare nel dojo ufficiale della Commissione Europea, il European Commission Karate Club, che è ancora il nostro Ombu Dojo, mi sono reso conto che le qualifiche non volevano dire niente, perché c'erano diverse provenienze da diversi stati europei, con definizioni diverse, quindi incomprensibili. Questa era la grande difficoltà. Quindi, anche su spinta dei miei direttori dell'epoca, dei miei direttori del servizio informazione e comunicazione, ricordiamoci che non esisteva il diritto europeo dello sport. Quindi, in questo mare magno di qualifiche, l'unica cosa che c'era da fare era provare a capire se si poteva inventare un sistema armonizzato, primo per comprendersi, perché se si arriva in un dojo, in una palestra, in un fitness club e c'è scritto una parola vaga, che può essere trainer, che può essere instructor, che può essere istruttore, che può essere aspirante istruttore, non vuol dire niente. Quindi la prima cosa è il comprendere l'oggetto, il contenuto, il capire che cosa vuol dire istruttore e che cosa c'è dietro a questa certificazione. Quindi più guardare al contenuto, più guardare a ciò che si è appreso, anziché guardare a ciò che è appeso, perché appendere io posso stampare, appendere e scrivere istruttore. Ad oggi non c'è un controllo così forte, quindi è un esercizio di comprensione reciproca, di comprensione e di approfondimento secondo dei criteri in primo luogo di qualità, di alta qualità, che cercano di essere il più obiettivo possibile. In tutto questo, fortunatamente, nel corso degli anni, dal 92, quando sono arrivato a Bruxelles, il famoso anno 92, fino al 2008, quando le prime raccomandazioni European Qualification Framework, il quadro europeo delle qualifiche, sono state pubblicate, c'è stata una progressione lenta di passettini per poter comprendere che cos'è una qualifica, che cos'è un titolo, che cosa si deve inserire come requisito minimo, come minimo comune denominatore per potersi definire trainer, istruttore, coach, senior coach, maestro o quel che sia, perché la parola maestro da solo non vuol dire niente. Anzi, se non descrivo, certo, io posso scrivere... usurpazione di titolo, se vogliamo. Usurpazione di titolo. Io posso scrivere davanti al mio dojo
ristorante toscano, e se uno entra dentro e non fanno la ribollita, vuol dire che non è toscano. Ecco, prima c'era il ristorante toscano oppure la palestra di karate, ma non si sapeva che cosa si faceva dentro. Quindi primo strumento di trasparenza. Questa è stata, diciamo, la grande sfida che ci siamo proposti. Ci siamo proposti sviluppando un progetto pilota all'interno del mondo dove per noi era più facile, era il mondo di karate, il mondo delle arti marziali. Subito dopo, dato che operiamo in montagna, a Doganaccia, nell'Appennino Toscano, in montagna pistoiese, e abbiamo una certa esperienza insieme a tanti amici maestri e istruttori, un altro standard nel settore dello sci e dell'outdoor. Quindi partendo dai settori dove conosciamo e conoscevamo un po' la storia e che cos'era la qualità per raggiungere una qualifica, abbiamo sviluppato modelli che sono applicabili a 360 gradi, non solo nel mondo dello sport, ma grazie, diciamo, alla benedizione del Parlamento Europeo del 2017 ci hanno detto sport e non solo sport. E su questa base, noi cerchiamo sempre di aggiornare le nostre linee guida secondo tutta la normativa. Ora quest'anno è stato un anno particolare con tutta la normativa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi ci sono stati doppi aggiornamenti per poter essere il più possibile conformi a un mondo che è in continua evoluzione. Quando prima stava ricordando che in tutti i settori non si ottiene una qualifica e basta. Si ottiene una qualifica, ma va confermata con una licenza annuale. Non è una cosa formale. Tutti gli anni ci sono aggiornamenti, il mondo va avanti, c'è un'evoluzione. Ecco, è su questo, è sull'idea del lifelong learning, quindi l'apprendimento per tutta la vita, che è il principio anche delle arti marziali, maestro Funakoshi, ecco che noi si cerca tutti gli anni, attraverso degli eventi che si fanno a Bruxelles e si fanno in tutte le nostre sedi, di cercare di aggiornare e mantenere vivi e caldi tutti i nostri istruttori, tutti i nostri insegnanti e tutti i nostri atleti. No? È chiaro. O ti informi o ti estingui? Ecco, adesso non ti tolgo la parola perché è difficile. Me la sento. Quando metti la quinta sei meglio di una Lamborghini. Cosa abbiamo fatto oltre al discorso del giudizio e al discorso del karate? Vi presentiamo lo stage che abbiamo organizzato per il Quan Chi Do, che è il Kung Fu cino-vietnamita. Addirittura è nata l'Accademia presso la sede europea, e quindi vi facciamo vedere uno stralcio del lavoro fatto, in modo che abbiate un'idea e un'intervista al presidente dell'Unione del Quan Chi Do, Roberto Sambrotta. Vediamo se i nostri maghi. Nella bella cornice delle colline piacentine si è tenuto a Ferriere, presso le strutture del Camp Sport CONI, lo stage nazionale estivo dell'Unione Italiana Quan Chi Do. Uno stage è stato altamente formante grazie alle competenze e alla grande capacità di insegnamento del direttore tecnico nazionale maestro Roberto Vismara, ottavo Dan, coadiuvato dagli esperti internazionali dell'Accademia Phuong Long, tra cui Pham Christel e Claudio Cantoro. Sono Carlo Sperati e sono il presidente del Phuong Long Italia. L'Accademia del Phuong Long fa parte appunto del Phuong Long Italia. Il Phuong Long nasce nel 1981 a Milano come associazione sportiva e viene registrata nel 1996. Di che cosa si occupa l'Accademia del Phuong Long? Beh, come tutte le accademie, si occupa di approfondire degli argomenti. Quali argomenti approfondiamo? Per quanto ci riguarda, noi approfondiamo lo studio delle arti marziali cino-vietnamite, ma non solo quello. Ci occupiamo anche di formazione ad ampio spettro per i nostri allievi ed istruttori in relazione a
temi di diverso genere, che vanno proprio dalla materassina stessa, perché sappiamo che la pratica si fa in materassina, ma sappiamo anche che per la rotondità di un praticante servono anche altre competenze, altre conoscenze, per esempio conoscenze sia di tipo legale che di tipo amministrativo, che di tipo filosofico o anche paradossalmente manageriale, perché la gestione di una palestra richiede anche delle competenze di tipo manageriale o la gestione di un'organizzazione. Ecco, questo fa il Follong, si occupa di formazione a tutto tondo per gli istruttori e gli allievi che afferiscono alla nostra associazione. I praticanti hanno potuto approfondire la tecnica, lo stile di combattimento, lo studio delle armi, la storia e la filosofia del Kung Fu vietnamita Quan Chi Do. Sono Maurizio Poli, siamo qua a Ferriere, lo staging stile Quan Chi Do Jiu Jitsu, e ho il piacere di intervistare Marco Roggia, secondo dan di Quan Chi Do e presidente? Presidente della World Union of Quan Chi Do. Cosa vuol dire World Union Quan Chi Do per noi? Per noi è un organismo mondiale il cui compito è quello di promuovere il Quan Chi Do e le arti marziali cino-vietnamite nel mondo ed in particolare di sviluppare e coordinare le diverse realtà nazionali. Durante lo stage si è rinnovata la collaborazione tra il Jiu-Jitsu e il Quan Chi Do, con la presenza del maestro Shike Spartaco Bertoletti, coadiuvato dal maestro Luciano Rocca. Dall'Europa, direttamente dalla Svizzera, ho il piacere di questo quinto dan di Quan Chi Do. Chongor Cosma è il mio nome, buongiorno. Io sono il presidente della Federazione Europea di Quan Chi Do e dei arti marziali sino-vietnamite. Cosa vuol dire essere presidente della Federazione Europea? Vuol soprattutto dire di intrattenere le relazioni con altre federazioni con il scopo di sviluppare il Quan Chi Do in Europa. Grande responsabilità, quindi l'ambasciatore del Quan Chi Do possiamo dire in Europa? Sicuramente ambasciatore, ma naturalmente anche un lavoro di amministrazione, di organizzazione e di traduzione, perché si tratta di tradurre i valori in tutte le lingue, in tutte le culture. Tutti i praticanti hanno apprezzato le tecniche di lotta a terra presentate dal maestro. Un ulteriore arricchimento è un'amicizia di oltre 40 anni che ha coinvolto tutti. Una settimana immersa nella pratica che ha affinato la tecnica, dando gli strumenti per avanzare nella via della nostra tradizione, il primo stage della nuova epoca del Quan Chi Do italiano. Dopo anni così di piccola separazione consensuale per motivi organizzativi, siamo tornati World Jiu Jitsu e il Quan Chi Do in battaglia. Oggi abbiamo con noi il presidente che fare il presidente di un'associazione ci vuole spirito, perché non sono i presidenti in giacca e cravatta che mettono la medaglietta al collo e stringono le mani. E abbiamo i due Roberti. Allora, un Roberto, direttore tecnico, Bismara, e un Roberto Sambrotta, presidente. Presidente, dobbiamo fare due domande importanti. La prima, cosa pensa di questo teorico riavvicinamento con la World Jiu-Jitsu in senso pratico, cioè lavorare e sudare sul tatami? E il secondo, qual è il concetto espresso nell'atto costitutivo del Quan Chi Do, nello statuto? Intanto siamo grati alla World Jiu Jitsu Federation di aver aderito a questa iniziativa, è un'iniziativa che vede il Quan Chi Do e il Jiu Jitsu uniti e che sono uniti da tanti anni in questo connubio fantastico diretto dal maestro Bertoletti. È stato fatto uno stage al quale tutti hanno aderito con grande partecipazione e entusiasmo, con novità per il Quan Chi Do, perché il Jiu Jitsu per noi è ancora un'area abbastanza sconosciuta, per cui questo desiderio anche di apprendere nuove tecniche che non sono proprio del Quan Chi Do ha creato un fascino collettivo, è stato tutto molto accattivante e vissuto dai nostri ragazzi con grande partecipazione e entusiasmo. Per rispondere alla domanda invece successiva, che è un po' più complessa ma estremamente importante, il Quan Chi Do ha come strumento la tecnica, ma come finalità ha la valorizzazione delle migliori qualità umane.
Ciò significa che attraverso il Kwankido, utilizzando il Kwankido, noi cerchiamo di far crescere quella parte di personalità, quello sviluppo psicofisico che mette al centro dell'attenzione l'essere umano. Come trampolino di lancio? Un inizio, è un inizio. Chiaro. Quindi è un inizio. Avremo grandi occasioni per riproporci. Dico bene, presidente. Esattamente, esattamente. Vorremmo continuare questa esperienza insieme a voi, proseguirla perché i nostri ragazzi lo chiedono e abbiamo modo di dare un contributo ulteriore a quello che è la conoscenza tecnica e la cultura delle arti marziali nel suo insieme. Grazie ancora per aver, grazie a voi. Di aver essere stato volontario con me alla tecnica. A sottoporre. Mai essere volontario. Alla prossima occasione. Grazie ancora. Con grande piacere. Che le feriere portino buone a tutti. Siamo pronti? Vogliamo presentare la settimana dello sport? La settimana dello sport è il nostro evento chiave dove si focalizza su questo sistema di trasparenza, qualità e certificazione tutti gli anni 23-30 settembre, di solito a Bruxelles. Quest'anno per le restrizioni dovute al Covid abbiamo deciso di iniziare all'aperto, in outdoor, perché è molto più facile per gli spazi, quindi saremo in Doganaccia Montagna Pistoiese, 26-27. La montagna di Tomba. La montagna di Tomba è quella di là, comunque è vicina, se si arriva a piedi in mezz'ora, e là avremo un anfiteatro naturale vicino al Parco Avventura in Doganaccia, comune di Abetone Cutigliano, dove presenteremo il nostro sistema, il sistema come si aggiorna e come questo sistema di trasparenza ora è facilmente verificabile, perché ponendo solo il nome di un istruttore, per esempio Rocca Euretics, su Google si vede se è vero o se non è vero che è un istruttore di ottavo livello. Questo lo faremo, lo ribadiremo e poi dopo tutti a Bruxelles quando ce lo permetteranno secondo le nuove regole. Bene. In teoria ci hanno tagliato, no, in teoria, in pratica, quindi devo fare i saluti. È brutto salutare quando le cose sono incompiute, ma questo abbiamo detto che era la prima volta delle 50 in preparazione delle seconde 50, quindi avremo tempo di guadagnare spazio e tempo. Io ringrazio tutti, soprattutto i nostri ospiti, soprattutto la disponibilità. Perché se siamo qui dobbiamo a il presidente Lia e a Luciano Rocca la disponibilità e chiaramente il coordinatore internazionale. Noi siamo gli ospiti, il professor Gordiani ed io siamo veramente gli ospiti. Senza la loro disponibilità noi saremmo forse dall'altra parte della barricata e qualche volta invitati. Siamo in famiglia. E visto che fate l'open night, noi faremo la Be Active Night. Esatto. Perché perfetto. Il motto è Be Active. Perfetto. Bene, grazie ancora a tutti. Buon samurai a tutti. Lunedì. E prossimamente, la prossima settimana, lunedì, avremo Bushido Palestre alle 20. E martedì prossimo, ore 18-19, GSB e compagni, cioè samurai, compagni magari, tra virgolette, GSB eccetera. Grazie ancora a tutti e soprattutto buon samurai, e ricordatevi, le arti marziali sono una cosa seria, quindi giovani fate attenzione, grazie.